Ci siamo. Questa volta me lo sento. Non è un déjà vu. Mangiamo patatine al formaggio. Ce la facciamo. Volete sentire un bel rumore, un rumore sexy? Ok, ce la facciamo. Vai. Porco, due sono la droga. Si parte. Concentrati. Già hai cominciato a sparare tu. Puttana mignotta. È morto. Morto. Pure tu sei morto, perché tanto. Che ci fai speranze che resista un secondo e mezzo, no? Ma io so che là. Senti, la prossima volta vai tu a sinistra e io vado a destra. Sta scendendo. Vabbè, ma facciamo cambio, no? Magari è quello il problema. Perché io sono mancino. E quindi? Quindi il mio cervello percepisce prima i bersagli sulla destra. Ma sta zitto. Tu invece sei nel destrorso. Ce la facciamo. Percepisci prima l'orso che arriva da lì. Vai, sto andando di là. Oh, se qualche amante del Galateo rompe il cazzo, che stiamo parlando con la bocca piena. Eu. È molto più semplice di qua, di là ci sono sempre più nemici. Non mi ricordo se una mia professoressa o una mia maestra una volta disse: non si parla con la bocca aperta. Ah! Ah! Sei morto? No. Strano. Ah! Sei morto? Ci sei morto pure a destra, quindi. No, no, sono vivo. È stato un duello lunghissimo. Cazzo, è scappato. Chi? Quello che mi verrà a riprendere adesso, perché sta ingazzato nero. Dove sei tu? Sono sopra. Ti raggiungo. No, 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 fatti i cazzi tuoi. Sto tutto tanto bello da solo qua. Ah! 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 Come hai parlato, sei stato punito dalla... Madonna! Ti ho detto, stai dove devi stare, no! Ho sentito quasi in difficoltà! Questa porta è buggata, non si apre. Perché non si apre? Pure prima ci sono stato. Cazzo, corri male. È buggata. Meglio, così non l'aprono neanche loro. Magari loro sì, però. Piano. Beh. Dove è andato? Esco. Ma Cristina d'Avena! Zoom troppo sto cazzo di mirino. Merda. Dove stava? C'ha un'ottica che... Dove stava? E che cazzo ne so? Sono morto in una... Là, affacciati da qua. Piano piano, affacciati piano piano. No, no, più a destra stava. Però si è spostato, adesso sta... La porta... Lo vedi il mio cadavere? Sì. È in linea col mio cadavere. Bravo, quello là era rompicoglioni. Fate il tifo per me. Adesso mi abbasso. Per me fate un'epatite, cioè. Ma perché entrano tutti là? Che c'è lì dentro? La Madonna, io non esco da qua. Hai visto sotto? C'è un'orgia. Vai. Io direi, butta una granata. Che dici? L'ho fatto secco quello, si è mosso. Non lo so, le animazioni non sono così criste. Così criste. Ma perché? Ma che cazzo è stato perso? Sono io Lost! Da che cosa è stata persa? Dal mio computer che dove sto giocando? Ok, dai. Giochiamo bene. Giochiamocela.
Perché vieni di qua? Voglio cambiare un po' tattica. Ma che è sta tattica? Questa è la tattica. La tattica del filotto. Che uno ci ammazza e gli altri si cagano sotto. Via. A destra. Alla tua destra. Andrò zigzagando. Però da là si può passare. Una volta arrivati lì abbiamo molta copertura in più. Allora facciamo così, rusciamo di là. Ci affacciamo, vediamo se c'è qualcuno e poi rusciamo da quella parte. Secondo me già ci abbiamo provato perché ho delle vaghe rimembranze. Tu l'hai fatto da solo. Facciamo. E sei arrivato in una zona dove eri così coperto che hai potuto fare una strage. Che non è servita a niente come al solito però. Ok. Ce n'è un altro su. Preso. L'hai preso tu? In realtà ce ne abbiamo uno proprio sopra di noi. L'hai preso? Ce n'è un quello che era sopra di noi, intendo. Ah, ora. Ma hai visto come è sceso baldanzoso? Che bella tattica, ragazzi, avete visto? Siamo riusciti esattamente a fare quello che abbiamo detto. Stai calmo, perché io non l'avevo capito, io ne avevo sparato uno sopra. Ma senti, va a fanculo, va a fanculo. Sta mappa è. È un disastro, sì. Però dopo aver giocato a realistico su Rainbow Six Siege non mi sembra così tosto. Il realistico adesso. Che noi ci giocavamo in realistico. Eravamo anche piuttosto bravi in realistico. Io comunque ho capito che cosa succede. Quando corriamo, l'aggro dei nemici diventa pazzesco. Non dobbiamo correre mai nella vita. Guarda che. Ma tu non sai come è aperta la partita per me. Io sono entrato e tu stavi già rotolando per terra. Invece tu per niente. Vabbè, ma allora, che cazzo il gioco ha fatto da solo? Non dobbiamo correre. Non dobbiamo correre. È l'unica. Tu pensi che. È quello. Il controllo aumenta l'aggro anche se. Allora, appena corri, ti sentono da tutte le parti. Da tutte le parti. Potrebbe essere scriptato, nel senso. If control aggro va a 150. Guarda che è così, Secondo me è così perché di solito sono un po' rigoglioniti, ti cercano. Non è acustica la faccenda. No, è proprio triggerata. No, non fondo. È triggerata, sicuramente non è triggerata, ma. Sono morto? Tutti e due. Allora, si stanno vendicando. Perché l'aggro è alto allora, mo? Perché abbiamo sparato senza silenziatore. A questo punto mi viene da dire solo questo. Vabbè, ho capito, ma come cazzo dobbiamo giocare? A colpi di paletta da spiaggia li dobbiamo menare. Ok, ne ho fatti fuori due. Ottimo. Allora, muoviamoci normalmente. Occhio, uno a sinistra. È ammazzato? Sì, ok, è andato. Ma che fucile c'hai? In fondo, in fondo! Cristina! No! No! Ma sai dove stava? Alla nostra sinistra, in fondo. Ed eri tu davanti a me, ma lui aveva preferito me. Perché io l'avevo. No, io non stavo davanti a te, stavo a destra. No, poi vedrai la ripresa. Cioè io vedevo lui da lontano che mirava tutti e due. Però ha scelto te. Ha scelto me, ma tu stavi più vicino a lui, in effetti. Ti sei piaciuto di più? No, perché io lo guardavo negli occhi e ho detto mi ha sgamato, uccido prima lui. Non ce la faremo mai. Il giorno che finiamo Kill House Breach, cena di pesce. E ci registriamo. Vedi, vedi? Ho premuto control. Uh-huh. Sono incazzatissimi adesso. Bella. Madonna del Signore. Aspetta che vedo uno che fa avanti indietro. Non okay. Morirmi. Andato. Ok, un altro. Sei vivo? Sì. Ce n'è uno sopra a destra. Porco Diaz. Del sopra a destra. Ma però pure sotto a sinistra. Sta dietro di te. C'è sempre quello sopra a destra. Uno sta arrivando a sinistra, due stanno arrivando a sinistra. Sei morto praticamente. No, no, niente. Ti hanno. Sì, loro.
sembra bellissimo. No, ma però a me il fucile cecchino mi fa troppo schifo. Il mondo mi sembra un posto più brutto dove vivere da quando gioco a Takedown Red Saber. Dobbiamo andare. Guarda, okay. Guarda l'aggro, Ehi, no, sei tu che spari. Ma che cazzo ha fatto? Sta arrivando da sopra. Io non ho mai visto una. Sta arrivando da sopra. Ok. Oh, io ne sto ripulendo un sacco di qua, eh. Ci ho appena salvato la vita perché è sceso dalla... Porca troia. Ma sono fantasmi, come mi distraggo un secondo? Guarda quando... usciti come formico. Su Kill House Bridge non siamo mai andati oltre la metà della mappa. Dobbiamo, ci possiamo fare. Concentrazione. Perché non ci siamo concentrati. Aspetta, noi ci stiamo ponendo un obiettivo troppo alto, che è finire la missione. Ah, uccidiamo un evento. Dobbiamo arrivare a oltre la metà della mappa. Ci sento sparare. Porco due. Dai, ma... che cazzo però. Ma è un fucile di... Merda! Merda! A destra, la tua... Sta uscendo. Ma adesso viene. Tanto lo so che adesso viene. Io lo aspetterò. Affanculo. Bravo. Affanculo. Tu sei una vittima sacrificale. Ce la faccio, ragazzi. Ce la faccio. La faccio per voi, ragazzi. Sento... Zitto! Non mi devo cagare sotto, io già lo so. Perché non c'è nessuno? Era pieno di gente qua. Serve un cazzo. Cambiami arma! Occhio che ce n'è uno dietro la parete, eh? Sì, il problema è che non mi cambiava arma. Perché con uno non cambia arma? Ma è bellissimo! Non credo di colpi! No! No! Capolavoro! Capolavoro! Oddio! Madonna, ma era stata la scena più bella di sempre. Ma che è? Madonna, che capolavoro sto gioco. Ho finito i colpi, non ce l'ho fatta. Potevi andare avanti, potevi ucciderli tutti. Erano aggrati dalla scala. Ma perché uscivano da fontanella? Vabbè, oh, ragazzi, non lo so se si può definire un gameplay questo qui, perché veramente non... Ah, cioè, vabbè, comunque, ci vediamo alla prossima.